Ciao a tutti, mi chiamo Giulia Mercadante, ho 26 anni e sono laureata in linguistica e faccio parte di un progetto della Caritas della Spezia che si chiama Periferie Educative, in cui si occupa appunto di curare l'educazione e dei bambini che vivono nelle periferie più disagiate. Ho già avuto un'esperienza di rappresentanza studentesca all'università, per 4 anni sono stata rappresentata in consiglio di corso e in consiglio degli studenti, che è un organo centrale dell'Ateneo, e diciamo che questa mia sensibilità verso la tutela dei diritti e verso appunto l'attività sindacale mi ha un po' portato a intraprendere questa scelta di candidarmi come delegato regionale. Dunque vi riassumo brevemente un po' il mio programma, perché comunque è un po' lunghetto, un po' noioso, quindi poi se vorrete approfondire potrete leggerlo, quindi vi dico brevemente quali sono i punti. Secondo me, prima di tutto, l'obiettivo primario dei delegati, in quanto comunque rappresentanti, e quindi in quanto appunto rappresentanti, l'ho detto, sarebbe anche un po' quella di fare attività sindacale vera e propria, cioè di curare quelli che sono i rapporti. Sapete che il servizio civile non è un contratto di lavoro, ma si caratterizza come rapporto tra le parti, cioè il volontario e gli enti e diciamo chi anche il nazionale e il regionale che supportano il progetto, quindi di curare un po' quelli che sono proprio i rapporti tra i volontari e gli enti, anche poi sul luogo di lavoro, perché comunque sia possono sorgere spesso tensioni, incomprensioni, e sappiamo tutti che insomma che devono essere risolte il più presto possibile per, diciamo, la buona riuscita anche del nostro servizio. Quindi tutti i problemi, anche legati dal problema più piccolo legato a quelli di burocrazia, orari, permessi, attività, e vedere appunto anche come queste attività sono poi declinate effettivamente nel progetto, deve essere cura comunque sia di quelli che sono i delegati regionali. A questo proposito io direi anche appunto con la finalità di facilitare le comunicazioni e quindi anche di portare poi a destinazione quelli che sono i problemi riscontrati, la mia proposta, siccome io tengo molto al radicamento territoriale, in questo sono un po' vetero, al di là dei vari forum online che già esistono, direi proprio di creare una specie di coordinamento, coordinamento regionale, insomma di micro coordinamenti sui territori, che poi si occupino di convogliare sul regionale e sul nazionale, di convogliare appunto le tematiche che emergono. Tra le mie proposte ci sono anche quelle di miglioramento delle condizioni materiali del nostro servizio. Per esempio, ci sono alcune lacune di diritti del volontario che alcuni bandi regionali già suppliscono. Penso soprattutto, io ho studiato a Pisa, conosco molto bene anche la realtà regionale, anche perché sono nata a Genova ma vivo alla Spezia e mi sono occupata di varie questioni, però comunque ho visto comunque nel servizio regionale toscano, per esempio, già ha delle peculiarità in più, per esempio appunto, l'ha già detto benissimo chi mi ha preceduto, la questione dei permessi studio, che è importantissima, perché questo comunque è un anno in cui noi andiamo a diciamo a dare un servizio alla comunità, ma è anche un anno di formazione per noi stessi, e cioè non può anche, cioè, anche quindi anche la nostra formazione, il nostro miglioramento, il nostro stato socioculturale va tutelato anche attraverso appunto la facilitazione di continuare i nostri studi, quindi questo secondo me è imprescindibile. Un altro punto, secondo me, i permessi, oltre che permessi studi, permessi per le visite mediche potrebbero essere un'altra battaglia da fare, e i permessi appunto, quindi l'idea proprio di avere dei permessi orari, che potrebbe essere anche utile come permessi maternità, paternità per i giovani genitori, perché tra di noi ci sono anche persone che hanno dei figli, quindi si potrebbero trovare in situazioni di emergenza e sarebbe utile avere magari il permesso orario che ti permette di non spendere tutte le volte il giorno di ferie per appunto ovviare agli inconvenienti. Un'altra questione che mi sta a cuore è quella, diciamo, un po' dell'interazione che ci deve essere tra servizio civile e regione, enti regionali, perché comunque sia il nostro poi alla fine è anche visto come un anno che dovrebbe
portarci, facilitarci poi anche l'ingresso nel mondo del lavoro. Noi facciamo sì un servizio alla comunità, ma è vero anche che l'idea non è di avere un servizio civile che supplisce, diciamo che funge da... come posso dire, da forma di lavoro con una retribuzione, diciamo, conveniente per lo Stato. Cioè, noi non dobbiamo fare, non dobbiamo supplire la mancanza magari di forza lavoro e diciamo, fare sì che il nostro sia una forma di lavoro poco retribuito, ma deve essere proprio un anno in cui noi comunque acquisiamo delle competenze anche non formali, extrascolastiche, che poi ci permette un inserimento anche più agevole nel mondo del lavoro. Quindi, cioè, è per gli altri ma è anche per noi. Quindi io a questo proposito direi che è necessaria anche, diciamo, una comunicazione molto stretta con la regione, proprio perché poi vengano anche proposti e selezionati quei progetti che poi possono rivelarsi utili al fine dell'inserimento, dell'opportunità di lavoro che effettivamente la nostra regione propone. Cioè che ci sia appunto una corrispondenza tra offerta e poi possibilità concrete della regione, e quindi a questo scopo che si lavori insieme, ecco. Direi anche la questione non da poco delle convenzioni anche universitarie. So che ci sono degli accordi bilaterali e in alcune università il servizio civile è riconosciuto come crediti formativi, a tutti dà un attestato di partecipazione poi spendibile a livello di curriculum vitae. Però è vero anche che queste convenzioni non sono uguali per tutti, quindi in alcune università il servizio civile non viene riconosciuto ed è difficile, anzi in alcune università so che si può anche considerare come stage, mentre in altre no. Quindi bisognerebbe anche un po' lavorare in questo senso, unificare il riconoscimento di quello che è questa esperienza. Poi insomma ci sono, quindi questo rientra anche un po', diciamo, nel ripensare qual è l'effettivo status del volontario. Mi diceva giustamente, vi do un dato brevissimo, giustamente ha detto una ragazza candidata della questione Erasmus, è un'idea bellissima, la trovo un'idea bellissima, effettivamente c'è già un pensiero in questo senso, ha fatto bene, ha fatto benissimo anzi. C'è già una bozza di accordo bilaterale con Italia-Francia che permetta di, perché comunque è difficile coordinare il progetto di servizio civile a livello europeo, ad oggi pare, ho letto, dico, che risultiamo comunque in Italia più strutturati e c'è proprio una bozza di confronto, di accordo Francia-Italia che permetta appunto di svolgere una parte del servizio di questo momento all'estero. Allora, direi che non vi vorrei annoiare troppo, però un'altra cosa la volevo dire, ecco, diciamo un altro, è stata citata anche la riforma del terzo settore, ho sentito, effettivamente è una riforma che è in piano, adesso è stata un attimo, c'è stata una battuta d'arresto su questo punto, però ancora non sono chiare quelle che saranno le linee guida, si parla appunto di servizio civile universale, penso che l'abbia detto il ragazzo prima di me, però avevo visto che per esempio nella bozza di riforma si prevedeva un esonero fiscale di quello che è il rimborso spese che noi percepiamo. Ecco, io più che l'esonero fiscale proporrei che ci sia che si trovi una formula per far sì che questo anno corrisponda il versamento dei contributi ai fini pensionistici, perché adesso a noi ad oggi ci tocca poi riscattare questo anno dopo con un onere abbastanza grande, mentre invece quando
nel momento in cui è lo Stato già a versare i contributi, una comunque se li ritrova già e non ha poi bisogno di doversi levare, diciamo, una somma abbastanza ingente, tutta, cioè sono rateizzabili, però è vero anche che uno se le vede, insomma, levare tutti una volta e può darsi che al momento non abbia proprio i mezzi o comunque non abbia un lavoro che glielo permetta, c'è cioè anche questo discorso. Dunque sì, è vero anche che dobbiamo, insomma, farci un po', fare un po' rete, nel senso di farci promotori di quelli che sono i valori che ispirano anche il nostro servizio civile, perché è vero che noi l'abbiamo scelto, adesso non ha più le caratteristiche di obiezione di coscienza che aveva all'inizio, perché comunque sia la leva non è più obbligatoria, però è vero anche che noi penso più o meno tutti pensiamo che comunque sia necessaria una difesa della patria che passi attraverso il veicolare quelli che sono appunto questi, diciamo, risoluzioni a livello di problematiche ambientali, culturali, civili, penso soprattutto diciamo, alla politica contemporanea. Molti di noi sono impegnati in progetti che vedono diciamo, come protagonisti la questione dell'immigrazione. E quindi sarebbe opportuno, è vero, avere una, crearci una coscienza di classe che insomma cioè una rete, appunto, un'associazione, diceva giustamente la nostra ospite, che ci permetta appunto di veicolare quelle che le tematiche che per noi sono importanti, che vorremmo diciamo proporre come urgenti anche a questo paese. Vabbè, non vi annoio oltre, vi ringrazio per l'attenzione, anche perché sono stata già abbastanza lunga rispetto anzi alla media. Comunque il mio programma di dettaglio, sapete, lo trovate sul sito del Servizio Civile nella sezione elezioni. E poi avevo preparato PowerPoint più che altro per lasciare la mail, però penso che in qualche modo possa essere. Vorrei che, insomma, questo fosse, ora io vi ho fatto, diciamo, lezione frontale, ecco, però vorrei che più che altro fosse anche un programma partecipato, quindi se qualcuno di voi ha delle proposte o ha delle obiezioni o ha delle rimostranze, vi prego di farmelo sapere e sarò contenta di integrare, insomma. Grazie.